Nonostante la sua giovane età, ha un'esperienza trentennale nel realizzare presepi. Mimmo Fontana ci ha raccontato perché è così legato alla rappresentazione della natività, all'insegna della continuità, della fede, della tradizione, legata alle proprie radici. E ci ha fatto vedere il suo presepe elettronico multimediale, uno scorcio della sua Manduria, il presepe sotto la porticella. Una magia contagiosa che regala la gioia della nascita di Gesù bambino e del Natale. Lo abbiamo conosciuto come ambientalista per le sue iniziative contro lo scarico a mare del depuratore Consortile. Mimmo Fontana oggi ci fa conoscere invece un'altra sua passione, realizzare il presepe, una passione che dicevi trentennale. Come nasce appunto questa tua passione? Ecco, è una bellissima domanda questa qui. Nasce, è una cosa che mi congiunge da quando ero piccolo a mio padre, perché lui era un amante del presepe. Ricordo, sai, da piccolo lui preparava i suoi tavolini, metteva l'albero, il vecchio stile del presepio, e io vedevo il periodo dell'Immacolata, lui che si cimentava a costruire questo presepe. Nel tempo lui purtroppo non c'è più e quindi ho voluto da piccolo cominciare a costruire anche io il presepe. C'ho ancora le prime foto, quindi sai quei presepi fatti con le pietre di campagna che si girava. Poi nel tempo è nata la passione di farlo elettronico multimediale. È bello esprimere appunto questi valori, credo che sia importante oggi riaffermare i nostri valori e le nostre identità. Sì, per me il presepio è un modo appunto per esprimere la nostra religione, che ultimamente stiamo vedendo che purtroppo per una serie di motivi si sta accantonando un po' per questioni di multietnicità. E quindi magari per rispettare un po' tutti, io rispetto tutte le religioni, però purtroppo la nostra ultimamente qualcuno la sta, diciamo, tra virgolette, distrattando. E quindi c'è questa voglia di mostrare anche il proprio presepe, un presepe che hai detto abbiamo visto multimediale, c'è la neve, la ciclicità delle ore, ce lo descrivi un po'? Sì, è un presepio appunto che c'ha le 24 ore della giornata, comincia con l'alba, il giorno, il tramonto e la sera. Nella fase giorno appunto vediamo il sole che batte proprio al centro della scena, quindi creando tutte le ombre. La parte più bella che a me piace è la parte della sera perché vediamo una costellazione vera, perché è stata disegnata singolarmente, e una luna appunto vera. E l'effetto della neve, perché è vero che io lo faccio stile popolare, quindi magari la neve a Gerusalemme non c'era, però appunto per chi lo fa stile popolare può piacere. E poi l'effetto, quest'anno ho messo anche l'effetto che il fumo dal camino, per sembrare appunto una scena vera, come se si stesse immedesimando lo spettatore nella scena del presepio. In effetti è proprio così. Quanto tempo ci vuole Mimmo Fontana per fare questo presepe? Questo presepe nasce il 7 di gennaio di ogni anno, perché quando tanti il 7 di gennaio cominciano a smontare, io non lo smonto il 7 di gennaio, ma io torno al 10 di febbraio, io invece il 7 di gennaio comincio a pensare la prossima scena. Nasce appunto in un anno, fino a maggio-giugno, lavoro sulla vecchia, cioè sulla nuova scena, poi a settembre lo smonto da dove ce l'ho in laboratorio, e lo comincio a montare in stanza, quindi in camera. Un messaggio che Mimmo Fontana vuole rivolgere ai nostri telespettatori, a quanti ci stanno guardando, riguardo al Natale, riguardo al presepe. È possibile, tra l'altro, venire a visitarlo? Lo può vedere chiunque, basta avvisarmi chiaramente tramite un messaggio su Facebook o anche per telefono, e niente, ed è possibile visionarlo fino al 10 di febbraio è qui. Un augurio di buon Natale a tutti i telespettatori e mi raccomando, fate il presepe e non facciamo morire questa tradizione che è importantissima per la nostra appunto religione cristiana.